struttura consultiva permanente che comprende i centri di ricerca alle due università della Sardegna, a supporto della giunta regionale nella gestione della transizione energetica dell'isola, è la proposta emersa durante la due giorni del workshop Contributi per una roadmap per la transizione energetica organizzata da Sottacarbo, Università di Cagliari ed Enea. Un tavolo di lavoro che possa aiutare il decisore politico in un percorso complesso tutt'altro che scontato, che richiede il coinvolgimento dell'opinione pubblica e del mondo dell'industria, competenza, conoscenza, la consapevolezza che è sulle difficili scelte di oggi che si gioca la possibilità di raggiungere o meno i traguardi al 2030 e al 2050 fissato a livello comunitario e fatti propri dal governo nazionale e dalla giunta regionale. Nel frattempo la Sottacarbo, pur essendo una piccola realtà che comprende al suo interno 37 ricercatori, ha stretto rapporti di collaborazione anche con gli Stati Uniti. Il piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta una forte spinta per accelerare il processo di decarbonizzazione del settore energetico e supportarlo con la definizione di nuove politiche industriali che garantiscono sviluppo e benessere al territorio. Grazie alla transizione ecologica la Sardegna sarà più attrattiva e inclusiva per i suoi abitanti, per i turisti e per gli imprenditori che potranno trovare le condizioni per operare in un contesto innovativo. Sottacarbo, Enea, Università sono pronte alla creazione di un polo dell'innovazione sull'idrogeno in Sardegna. L'isola ha limitate interconnessioni elettriche, ampia disponibilità di sole e vento e una limitata diffusione del metano che rendono la transizione verso l'idrogeno verde un'opportunità. Ma la transizione energetica non sarà una passeggiata. Noi abbiamo proposto alla Regione Sardegna che Sottacarbo diventi uno strumento di conoscenza e di competenza a disposizione della Giunta regionale, proprio per valutare la complessità, le scelte e le conseguenze che sono intrinseche alla transizione energetica. La transizione energetica non è una passeggiata, qualunque scelta si faccia ha delle conseguenze sia sull'impatto ambientale, ma ha delle conseguenze molto pesanti anche sul sistema economico e industriale. Se facciamo soltanto un esempio che è conosciuto ai più, se nel 2025 si dovessero chiudere tutte le centrali a carbone della Sardegna, le conseguenze sono molto gravi. La rete elettrica sarda non avrebbe più la sicurezza, non avrebbe la stabilità della frequenza e della tensione, avremmo carenza di energia elettrica perché le fonti rinnovabili non sarebbero ancora pronte a sostituirle. Quindi questo è solo un esempio, ma ce ne possono essere tanti altri. Quindi la transizione energetica è un fenomeno che va governato proprio per le gravi conseguenze che ha sul sistema socio-economico. A proposito sistema socio-economico, si perderebbero anche molti posti di lavoro, certo verrebbero qualificati, questo rapporto tra voi e l'università è importante in questo frangente. Si perderanno certamente molti posti di lavoro, ma se ne creeranno tantissimi di nuovi. E quindi il ruolo della formazione delle università, dei centri di ricerca per formare nuove professionalità all'altezza delle sfide e delle nuove tecnologie sarà fondamentale. I posti di lavoro che si perdono saranno sostituiti con altri posti di lavoro di maggiore competenza e di maggior livello professionale, quindi non è detto che questa sfida sia a perdere, è anche un'opportunità per fare un salto generazionale delle tecnologie e portare la Sardegna a un livello maggiore e migliore di quello che ha oggi. Voi state lavorando a un progetto di recupero e di efficientamento energetico nella miniera di Sabarino insieme all'Enea, a che punto è, Presidente? Beh, noi abbiamo il progetto pronto, l'Enea ha grandi competenze nell'efficientamento energetico, la Sottacarbo ha una divisione che si occupa di efficienza energetica e il progetto è stato presentato nell'ambito del Just Transition Fund, siamo in attesa dei risultati, delle valutazioni e dei relativi finanziamenti, dopodiché faremo un grande progetto molto interessante anche col coinvolgimento del Comune di Carbonia per arrivare poi alla completa autonomia energetica di tutto questo centro della vecchia miniera di Serbario, e sarebbe un bel esempio di applicazione di efficienza energetica. Voi avete chiesto anche una struttura consultiva insieme agli altri enti che fanno parte, enti regionali della Regione Sardegna. Si può creare questa struttura? Noi abbiamo voluto rappresentare la complessità della situazione, la difficoltà delle decisioni che devono essere assunte dal potere politico e anche la difficoltà di coinvolgere sia il sistema sociale che il sistema industriale nella condivisione di queste scelte. E quindi abbiamo proposto e suggeriamo alla Giunta regionale, al Presidente della Regione, di prendere tutte le competenze che ci sono in Sardegna, le università, i centri di ricerca, la Sottacarbo, il CRS4,
la Sardegna Ricerche e di utilizzarli come propri consulenti stabili affinché possano valutare sia le scelte possibili che le conseguenze che derivano da queste scelte. Noi siamo a disposizione, è chiaro che nel momento in cui la giunta regionale, il presidente della regione Sardegna dovesse decidere di fare questo, siamo pronti a fare la nostra parte, a dare una mano di conoscenza e di consapevolezza rispetto ai risultati che devono essere raggiunti. Professore, lei ha parlato di accoglienza, cosa intendeva dire? Intendevo dire che la sfida della transizione ecologica o energetica è un'opportunità per rendere la Sardegna un sistema accogliente, per creare una, ma oggi si usa molto il termine ecosistema, quindi un ecosistema produttivo, industriale, sociale che trasformi la Sardegna in un ambiente accogliente, ma accogliente non solo nei confronti dei turisti o come giusto dei sardi, ma accogliente per imprese, per chi vuole sviluppare, per chi vuole fare della ricerca, per chi si vuole formare su una tematica che impegnerà il mondo occidentale per i prossimi 20-25 anni in una trasformazione che è davvero epocale. E diventare accoglienti in questo senso ci può dare un vantaggio competitivo che vorremmo sfruttare. Professore, il ruolo dell'università nella ricerca e innovazione, c'è un grossa fetta di fondi dal PNRR. Come si dicevo, la transizione ecologica non significa cambiare banalmente dall'olio combustibile all'energia elettrica o al gas metano, significa costruire un sistema nuovo. E quindi l'innovazione ha un ruolo fondamentale. Ieri, per esempio, si è lanciata la possibilità di poter trasformare la Sardegna in una Hydrogen Valley, quindi in un sito votato alla produzione dell'idrogeno verde, che per esempio è una delle chiavi per poter affrontare la sfida della transizione. Abbiamo in Sardegna delle competenze molto alte, ovviamente gli Atenei, gli istituti, i centri di ricerca che lei ha citato, Sottacarbo CRS4 in primis, c'è il ruolo fondamentale di Sardegna Ricerca. Ecco, tutti insieme fare sistema e soprattutto aiutare il decisore politico a trovare la strada di miglior compenso, no? Perché chiaramente non si potrà accontentare tutti, ma bisognerà cercare di scontentare tutti il meno possibile, ma con un obiettivo finale che deve essere ben chiaro e così come la strada da seguire. La Sardegna ha dei buoni punti di vantaggio perché abbiamo molte rinnovabili, perché ci siamo già specializzati in molti settori che sono cruciali, l'ICT per esempio, l'informatica e le comunicazioni sono un settore cruciale per ottenere la transizione, ci sono grandi eccellenze di ricerca, quindi non siamo messi in una posizione positiva. Ci deve aiutare ovviamente anche il governo, attendiamo per esempio degli atti normativi che liberalizzino o facilitino o rendano comunque il costo del gas metano equivalente a quanto non accade nel resto del territorio nazionale, e questo è un atto molto importante soprattutto perché è un vettore energetico che aiuta a traguardare gli obiettivi di lungo periodo. Noi siamo come Enea soci di Sotacarbo e quindi lavoriamo insieme nel settore della decarbonizzazione della transizione energetica e siamo convinti che l'idrogeno sia il vettore del futuro e quindi è necessario e importante investire sull'idrogeno. Abbiamo anche lanciato ieri nell'evento, nella prima giornata, l'idea di costituire un polo di innovazione qui in Sardegna con Sotacarbo, Enea, ovviamente l'Università di Cagliari, di Sassari e le altre realtà di ricerca della Sardegna, nell'ottica di sviluppare nuove tecnologie, favorire questo processo di transizione, anche perché c'è una disponibilità già di infrastrutture in Sotacarbo, di competenze e di conoscenze nella regione Sardegna che messe a sistema potranno senza dubbio, con il supporto dei stakeholder locali, favorire anche uno sviluppo competitivo delle filiere poi industriali e quindi comunque di tutto il settore che opera nel campo dell'idrogeno. Ecco, la Sardegna, diceva lei, ha le infrastrutture, però in Italia sono sempre i tempi che ci tradiscono un po'. Il tempo è una variabile importante, quindi in questo serve sicuramente un forte coinvolgimento degli enti locali e dei decisori politici per cercare di mettere a terra iniziative importanti, ma anche quindi dar vita a tutte quelle che sono poi strumenti attuativi necessari per poter passare da un'ottima idea, da un ottimo progetto alla sua realizzazione.
Ci troviamo in un momento favorevole, e come tutti sapete ci sono fondi importanti che arrivano dal PNRR, dai Just Transition Fund, dai fondi di coesione territoriale, quindi bisogna fare sistema, creare governance, ragionare insieme per effettivamente trasformare questa importante opportunità economica in una ricaduta territoriale, in una fertilizzazione territoriale e quindi in benefici che poi si traducono in effetti positivi per la collettività e quindi per il popolo sardo, per il territorio. Il nostro ruolo è quello di stimolare, aiutare le università e gli enti di ricerca per investire appunto degli studi in questo caso nella transizione ecologica. Sappiamo bene che abbiamo delle scadenze molto importanti, una media nel 2030 e una più a lungo termine nel 2050, dove dovremo abbandonare tutto quello che sono le risorse ricavate dai fossili, per cui dovremmo andare a un utilizzo neutro delle risorse, nel senso che dobbiamo abbattere assolutamente le emissioni di carbonio. Quindi su questo Sardegna Ricerche, che ha una piattaforma a Macchiareddu, quindi laboratori altamente specializzati con delle apparecchiature molto, molto importanti, mette a disposizione le proprie tecnologie con le università, gli enti di ricerca, ma non solo, ma anche le imprese che vogliono provare, insomma, con gli enti di ricerca a fare degli studi indirizzati proprio all'abbattimento dei costi energetici e delle emissioni nocive.